Triestine e Lumezzane giocano a Fontana Fredda perché lo stadio Nereo Rocco di Trieste non può ospitare in questo momento una gara di Serie C per colpa del manto erboso, quindi Tesser sceglie di affidarsi al solito Facundo Lescano in attacco. 7 gol in 7 gare per il capocannoniere di tutta la Serie C, una maglia da titolare per Lamine Fofana, prima in assoluto dal primo minuto per lui. Dall'altra parte il Lumezzane invece sceglie di scendere in campo con una difesa a 5 sorprendente, con un centrocampo a 3 e due là davanti, Gerbi unico terminale offensivo dell'attacco bresciano. Prima occasione della partita proprio per Fofana dalla distanza, ma Galeotti non si fa sorprendere. Comunque una prestazione ancora ottima per il portiere, giovane portiere in prestito dalla SPAL. La Triestina macina gioco e trova il palo su una imbeccata di Vallocchia che poi prova a darla a Facundo Lescano. Facundo Lescano che probabilmente sbaglia il gol più facile della sua carriera. Dall'altra parte il Lumezzane ci prova dalla distanza con il proprio numero 10 Malotti, ma è bravo Matosevic a mettere in angolo. Lumezzane che andrebbe anche in vantaggio con questo colpo di testa di Capelli, però l'arbitro aveva già bloccato le operazioni di gioco per un fallo di Gerbi su Malomo. Vedete il direttore che non si lascia impensierire dalle proteste dei bresciani, che nuovamente con Malotti vanno vicino alla rete con questo tiro da fuori area. Nel secondo tempo Pesce col mancino sfiora l'incrocio dei pali, non ci sarebbe mai arrivato Matosevic che se la prende con la propria difesa. E poi guardate la conclusione, la parata con il colpo sopra la traversa di Galeotti. Il tiro era di D'Urso, nuovamente D'Urso sulla destra per Celeghine. Celeghine il controllo e la conclusione sfiora la base del palo. Si fa vedere alla fine anche Facundo Lescano, ma anche per lui non c'è fortuna. Alla fine a segnare è il Lumezzane, pallone sull'esterno, arriva Samuele Regazzetti, 19 anni in prestito dalla Cremonese, primo gol in carriera per lui, l'assist è di Capelli. Matosevic non ci può mai arrivare ed è 1-0 per gli ospiti. Cambia dalla panchina Tesser, dentro El Azrak e Adorante. La mossa darà i frutti sperati perché siamo nel recupero, calcio d'angolo, respinge il portiere, arriva Adorante ed è 1-1. 91esimo minuto, Adorante trova il tempo giusto dopo la respinta di Galeotti che la manda quasi a sbattere contro il numero 11. 1-1, altro calcio d'angolo pochi secondi dopo e guardate cosa si inventa Fofana da lontanissimo. Galeotti può soltanto guardare il pallone finire nel sacco. Vittoria per la Triestina che si riversa tutta in campo a festeggiare il proprio numero 21. E quindi 3 punti fondamentali per la rincorsa al primo posto per i giuliani. Questa volta invece per il Lumezzane è tutto da rifare.